Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Best Your Life in cui ho finalmente deciso di far chiarezza su un termine che poi ne implica anche un altro, che spesso ricorre in quello che è un po' la vita dei bassisti. Avete mai sentito parlare di bassista moderno, contemporaneo, moderno? Ma che cos'è il bassista moderno? E se c'è un bassista moderno implica che ci sia anche un bassista antico, quindi chi sono gli antichi? Chi sono quelli che appartengono agli Ancients, la casta dei bassisti? Cioè, cerchiamo di far chiarezza su questo termine. E naturalmente, prima di far chiarezza, e mentre vi dico questa cosa, a me viene sempre in mente il volto di un collega che saluto, ma di cui non faccio il nome, che appena vedrà il video penserà: con tutto rispetto, ma non sono d'accordo con te. Quindi prendete sempre quello che vi dico con il beneficio del dubbio, non è una legge universale, ma è il mio punto di vista. Quindi ragioniamo su questo, su quello che è il termine bassista e moderno e che cosa, naturalmente, dal mio punto di vista vuol dire. Però lo facciamo subito dopo la sigla, quindi sigla! Bene ragazzi, bassista moderno. Allora, che cosa, secondo me, che cosa vuol dire bassista moderno e a che cosa si fa riferimento? Per quanto riguarda la mia esperienza, il vero bassista moderno nasce nel Secret World Live Tour e, per antonomasia, il bassista moderno è Tony Levin. Se voi andate a vedere, e vedremo qualche spezzone del concerto, e nello specifico vi faccio ragionare su un brano di quella scaletta lì. Se voi vedete quel concerto e siete appassionati di quel concerto come lo sono io, perché sono anni che lo ascolto, quindi sono quasi 30 anni che comunque sia questo concerto, cioè immaginate appunto una cosa che è accaduta 30 anni fa. Molti di voi magari non erano ancora nati 30 anni fa, ok? Tony Levin ha 47 anni, più o meno 46-47 anni quel concerto, e per la prima volta, per quanto mi riguarda, almeno che io ne ho memoria, perché non conosco altri esempi, la prima cosa che mi viene in mente è stato lui. Sicuramente ce ne saranno altri, ma io faccio riferimento a lui perché conosco bene quel disco e non avevo mai visto altre cose, diciamo, del genere. Per la prima volta io in quel tour lo vedo suonare il basso elettrico, va bene, il fretless, va bene, le funky fingers, ok, è un'altra tipologia di suono, il contrabbasso elettrico, lo stick e per la prima volta il synth. C'è un brano, questo brano che vi faccio vedere, dove il brano inizia, adesso lo ascoltiamo, con questo loop di batteria sotto, che è molto incalzante come loop. E non appena parte il brano, vedete subito che Manu Katché comincia a suonare come un matto, no? Quindi immaginate questa, diciamo, valanga di note che arrivano, e Tony che cosa fa? Tony che cosa fa? Naturalmente in accordo con Peter Gabriel, fa la prima parte, tutta la prima parte, diciamo, della strofa, diciamo dell'intro della strofa, suonando il synth. Tra l'altro è un synth costruito a bordo, diciamo, del basso elettrico. Quindi lui si muove mentre sta suonando e suona il synth con questa figurazione ritmica che è tu 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 tu, molto ripetuto, molto ostinato. Questo concetto di ripetizione, di groove ripetuto, è una cosa su cui io torno spesso. È una cosa molto interessante che troviamo in tanti brani, soprattutto nella dance anni 70. E per chi naturalmente fa lezioni con me sa che io insisto tantissimo sul concetto di ripetizione, però questa è un'aperta e chiusa parentesi. Torniamo a Tony e torniamo ai live del Secret World Live Tour. Quindi, intro del brano, Tony si muove camminando mentre suona con questa parte di synth. Guardiamo questo spezzone. Avete visto? Ok, lui si sta muovendo mentre suona, no? Il synth. Negli anni poi un po' abbandonerà questa cosa e passerà invece alla postazione fissa. La cosa interessante è che nel momento in cui arriva sostanzialmente, chiamiamolo il ritornello, o comunque passiamo dalla strofa a un bridge, bisognerebbe capire come l'hanno pensata loro, comunque cambia il momento della canzone, lui passa all'elettrico. E nel momento in cui passa all'elettrico, tra l'altro lo fa in tempo reale perché il passaggio è velocissimo. E la linea che costruisce è una linea molto suonata sul registro alto. Questo perché, secondo me, dal punto di vista dell'arrangiamento, avendo tantissimo,
diciamo, suono sotto, lui preferisce suonare in un registro più alto per fare delle linee che comunque sia vadano un po' a implementare tutto il discorso. You come too far, this time you come too far, this time you come too far, I told you, I told you. Questa è, immaginate già la figata della situazione, ovvero io passo dal synth, qui registro molto grave, suono molto rotondo, molto diciamo cupo, quindi faccio quel tipo di figurazione lì, a un certo punto cambio e vado esattamente dalla parte opposta facendo delle parti di slap praticamente con il basso elettrico. Immaginate già la capacità appunto di arrangiamento che ha questo musicista, che è spaziale, quindi la visione diciamo da bassista synth, quindi che è quasi più da tastierista, perché sicuramente quella parte di basso non è stata pensata da un bassista, è stata scritta magari da Peter Gabriel mentre era in studio, e Tony che cosa fa? Prende quella parte, la trasferisce in un contesto live. Questa gestione di una parte non propriamente bassistica, ma che normalmente potrebbe fare un tastierista, è già uno step successivo rispetto a un concetto che c'era qualche anno fa del bassista old school. Immaginate, a me viene sempre in mente, quando penso a un bassista old school, penso al Donald Duck Dunn, che con la sua pipa suonava il basso nei Blues Brothers o nei dischi di Otis Redding, e siamo tutti felici perché lì era basso attaccato all'interno dell'amplificatore o del banco di registrazione e stop. Quindi il concetto proprio di bassista antico o old style io lo lego a quella figura di bassista lì, come potrebbe essere Jamerson, come potrebbero essere tanti altri bassisti. Tony prende questa figura, mantenendola naturalmente perché il ruolo del bassista non viene meno, ma la trasporta in un, diciamo, in un contesto più moderno, dove il bassista non solo si occupa di fare la parte di basso elettrico, ma è anche capace di gestire una parte di synth, è anche capace di inserire un contrabbasso elettrico, che per la prima volta non è ancora il famoso NS che poi ha integrato negli anni, è un altro contrabbasso. Lo potete sempre vedere nel concerto, se andate a vedervi il concerto, tra l'altro su YouTube trovate i link gratuiti per vederlo, perché diciamo ormai è di uso comune, quindi godetevi questo concerto perché è bellissimo. Quindi integra parti di bass synth, parti di basso elettrico, contrabbasso elettrico, stick, il tutto lo fa, tra l'altro, mentre gestisce degli effetti. Se voi ascoltate sempre Digging in the Dirt, ci sono varie parti, quando lui comunque comincia a lavorare sulla parte alta della tastiera, no? E fa dei fraseggi nella parte alta, attiva quasi sempre l'ottave. Questo per non svuotare troppo il suono sotto. Quindi una concezione veramente molto moderna già 30 anni fa. Ed è questa la cosa impressionante. Quello che noi facciamo oggi, il fatto di integrare un contrabbasso elettrico, il synth, che è una cosa che adesso sembra imprescindibile per chi magari fa un determinato genere, diciamo, chiamiamo così, per chi magari suona più pop rispetto ad altri generi, il synth è diventato una cosa all'ordine del giorno. Non si può fare a meno di suonare un bass synth. Quindi bisogna conoscere i bass synth, bisogna saperli programmare, bisogna saperli gestire, e queste cose, dice, cosa c'entrano con il basso? È un lavoro da tastierista? Ni, non più, perché il ruolo del bassista moderno prevede anche una, diciamo, capacità di gestione, poi vi potete far aiutare o meno, però di strumenti come il bass synth, ma anche come l'effettistica. Appunto, ascoltate questa traccia. Guarda, anzi, facciamo così, vi faccio proprio ascoltare il momento esatto in cui Tony attiva l'ottave. È molto chiaro, ascoltate. Quindi il tutto può essere collocato a una gestione a 360 gradi di quello che è l'ambiente delle frequenze basse, con diciamo, un'attenzione particolare a quello che è l'arrangiamento. Perché noi tutti conosciamo Tony Levin, e pensate a quante opzioni ha un musicista del genere e a quante cose potrebbe fare, potrebbe aggiungere, potrebbe suonare, potrebbe far quello che vuole. Pensate ai Liquid Tension, no? Pensate ai King Crimson, quindi può veramente complicare e agevolare l'arrangiamento come vuole in qualsiasi momento. Però
sempre in questo brano, ma come in altre parti del concerto, lui spesso sta fermo, non suona. Dà un valore alle pause. Le pause accentuano un discorso, creano una dinamica, per cui se io passo da una pausa a una parte suonata, la parte suonata naturalmente acquista di valore. Questo concetto e questo modo e questo approccio che già Tony aveva 30-35 anni fa è una cosa di cui noi beneficiamo e di cui noi sviluppiamo ancora adesso. Quindi quando noi parliamo di bassista moderno, a che cosa facciamo riferimento? Io personalmente faccio riferimento, cioè il Santino di Tony Levin, me lo guardo e penso, ok, Tony è il bassista moderno, Tony ha fatto quello che io cerco di fare adesso già 30 anni fa, quindi io sono tremendamente in ritardo rispetto a Tony Levin. Però pensatela veramente come una innovazione nello stile, diciamo, di quello che è il nostro strumento, che è pazzesca, perché introduce, Tony introduce degli elementi che ancora non c'erano o che comunque non erano così prevalenti nella dinamica e nella gestione di un concerto live. Da lì in poi tutti i bassisti che orbitano all'interno di quel mondo lì hanno comunque preso spunto dal lavoro che ha fatto Tony Levin. Quindi è pazzesca come cosa, è un innovatore a tutti gli effetti. Nonostante non venga paradossalmente equiparato al lavoro che magari potrebbe aver fatto Pino Palladino o altri strumentisti, però è pazzesco Tony Levin, cioè anche appunto nella gestione del suono. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Se leggete delle interviste e vedete, lui spiega come suona la parte di Don't Give Up, sempre di Peter Gabriel, alcune parti lui le fa con il plettro, no? E lui dice sempre, io non utilizzo il plettro in giù, ma lo utilizzo dal basso verso l'alto, quindi io pizzico, utilizzo il plettro facendo tutto quello in upstroke, no? Che è una cosa molto scomoda. Ma lui giustamente dice, ma tu quando suoni il basso, lo suoni così o lo suoni così? Quindi lui replica il movimento delle dita che fa con il basso facendolo con il plettro. Questo solo, fra virgolette solo, per una questione di suono. Quindi immaginate appunto quanto Tony Levin sia addentro a questo discorso qui. Quindi prendete come spunto di ascolto il Secret World Live Tour di Peter Gabriel, disco pazzesco, dove ci sono tantissimi spunti, tantissime idee da prendere, e provate a farlo. Io tra l'altro sto trascrivendo tutta la linea di Digging in the Dirt e spero, visto che sono quasi 7 minuti di live, di poterne fare un video completo dove appunto passo dal synth all'elettrico con gli effetti eccetera eccetera. Ci vorrà un po' di tempo perché 7 minuti di trascrizione e di video sono lunghi, però è praticamente quasi una tesina d'esame che fanno al conservatorio. Vorrei veramente farlo per il mio gusto personale perché amo Tony e questo approccio è estremamente interessante per quanto riguarda la musica che mi piace suonare e che mi piace ascoltare. Bene ragazzi, vi saluto, quindi ricordate, se avete piacere, di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Appena possibile farei in modo poi di mettere la trascrizione del brano appunto nel sito di Bass Your Life, che è www.bassyourlife.it. A presto, buono studio, buona musica e come dico sempre, Bass Your Life. Ciao a tutti ragazzi!